Signore, abbiamo Sergio Cruz contro Andrea Fratino. Potete entrare in campo, ragazzi. Un applauso, Napoli! Non importa chi vincerà tra loro due, i veri vincitori siete voi, che sempre sostenete questi contenuti. Ragazzi, questo pallone l'avete già visto nelle scorse finali. Il primo che segna 5 gol sarà il campione per tutto l'anno, potrà vantare di essere il calciatore più forte di TikTok Italia. Fratino contro Sergio Cruz Pereira. Ora basta con le chiacchiere. Ragazzi, 3, 2, 1, via! Parte la finale, primo possesso di Fratino, inizia così la finale del pallone d'oro di TikTok Italia 2.0. Mamma mia, Fratino che sbaglia, fallisce così la sua prima occasione. Abbiamo Brasile contro Italia, abbiamo Fratino, una leggenda di questo format, una leggenda di YouTube contro la new entry, Sergio Cruz Pereira, che ha fame, ha tanto da dimostrare. Però attenzione, Fratino con l'orecchino, che prende il pallone. Torna indietro, colpo di sola, mamma mia, preparatevi perché questa finale promette un livello tecnico veramente esagerato. Attenzione, arbitro, attenzione, attenzione, già cartellino giallo per Sergio. Subito cartellino giallo per Sergio. Sergio, sei stato graziato, questo poteva essere anche fallo da rigore. No, perché sei una contesa. Bene, vai, vai. Braccio, cioè ha messo il braccio per un fallo. Anche tu, anche tu. Però, anche se cominciamo... Va bene, Sergio non l'ha presa bene questa decisione. E allora occhio, perché Fratino in questo momento è in vantaggio, non come punteggio ma moralmente. Attenzione, però Sergio Cruz che riprende il pallone. Mamma mia, che tensione che c'è nell'aria. 4 settimane d'attesa per arrivare fin qui. Complimenti a tutti voi ragazzi che ci avete seguito dall'inizio alla fine. Tosta, eh? Questa la vedo veramente tosta. Più tosta di un tosta al formaggio, signore. Attenzione Sergio, non sei venuto qui da Rio de Janeiro per niente, ma per questo 1-0, rete di Sergio, 1-0, la sblocca così questa finale. Il gol della finale, ragazzi. Ma Fratino non ci sta, riparte immediatamente, botta, risposta, botta di Sergio, risposta di Fratino, 1-1 incandescente, mamma mia. Miglior inizio possibile per una finale di questo livello. Tensione, tensione, livello tecnico. Occhio ragazzi a non finire tutti i popcorn, perché questa finale ci riserverà ancora tante sorprese. 1-1, attenzione Sergio, allora prova a spostarsi, destra, sinistra, ancora. Occhio a Sergio, ancora palo. Mamma mia, fortunato Fratino, il talismano sta funzionando. Attenzione Fratino, para tutto Sergio, occhio al pallone, che con un rimpallo fortunato potrebbe anche tramutarsi in un gol. Attenzione, mamma mia, quanto è pesante quel pallone dorato che sta alle calcagne dei piedi di Andrea Fratino, che ha un pallone bollente. Ma Sergio riprende così il pallone e allora può ripartire come un vero guerriero direttamente da Copacabana, dalle spiagge del Rio de Janeiro. Tutto il Brasile sta tifando per te. Occhio a Sergio allora, occhio a Sergio. Mamma mia, finta da Pelé, mi ha ricordato Pelé ragazzi, ma non ha funzionato. Occhio allora, Andrea Fratino ancora una volta. Mamma mia, prende palla d'astuzia Sergio Cruz. Entrambi si stanno giocando la partita della vita. Uno scontro che non dimenticheranno mai. Attenzione! Rete, 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 rete! Sergio Cruz della Dom Pereira, 2-1! Esulta l'allenatrice. Golasso di Sergio Pereira, golasso! Golasso! Attenzione. Golasso! E allora attenzione Fratino che prova a reagire. Mamma mia! Abbiamo due cabine di regia incandescenti, come questo tunnel di Andrea Fratino. Mamma mia, prima. Ma che... due tunnel, wow. Fratino c'è, Fratino non molla, lo vuole vincere, wow. Sto pallone d'oro con le unghie e con i denti. E allora riparte Sergio Cruz, palo. Ancora lui, bella sta finale, spettacolare, non ci si ferma. Non ci sono momenti morti, così si gioca una finale ragazzi. Bravi che state onorando questo torneo dall'inizio alla fine. Io sto perdendo la voce ma non importa, qui ci si gioca tutto. La posta in palio è importantissima, ci si gioca un anno di hype, di visibilità non solo su TikTok ma su tutte le piattaforme social. Attenzione, ferma tutto ancora Sergio Cruz, che prende il pallone, no? Lo prende Fratino. Mamma mia, qui è molto importante la componente del fisico ragazzi. E Fratino prende il pallone, 2-2, parità sia nel tabellino sia per quanto riguarda il gioco finora espresso da entrambi i giocatori. Occhio Andrea, occhio, occhio al fiato ragazzi. Attenzione Fratino che sbaglia però. Occhio perché questo gol ragazzi ha un peso specifico enorme. Chi vince chiuderà il primo tempo in vantaggio. E non è proprio cosa da poco. Ascolta le indicazioni della coach Sergio.
Stai concentrato, come dice la tua coach trans brasiliana, molto simile a Samuel tra l'altro. Attenzione, fomentato fratino dalla cabina di regia, riprende il pallone, prova la rabona, no, se fa qualcosa in finale ragazzi impazzisco. Se la facciamo così. Ci prova Sergio, ma che è? Solo Pierino può fare. Sergio, un gol così. Calma, togli via il nervosismo. Occhio allora, fratino è molto vicino alla porta. Vediamo Sergio se saprà difenderci bene. Mamma mia, gol di tacco. È come Pierino. 3-2. Che spettacolo, che gol, un gol da finale. E allora intervallo, fratino chiude in vantaggio di 3-2. Wow ragazzi, che partita. Non sto vedendo il Serginho. Mio amor, siamo in finale. Stiamo giocando la finale. Fai vedere quello che sai fare, mio amor. Cosa? Andrè, mi raccomando, adesso testa. Non pensare già di aver vinto. Quindi adesso mettiti là, stai giocando bene in difesa, soprattutto in attacco. Andrè, ti teme in attacco. In attacco ti teme e si vede. Ragazzi, ultimo tempo di questo pallone d'oro di TikTok Italia 2.0, il pallone d'oro infinito che ci ha infiammato di emozioni, ma che adesso sta per giungere al termine. E Razzi, quando vuoi dai la palla a Sergio Cruz Pereira che è in svantaggio e inizia così. L'ultimo tempo di gioco di questo pallone d'oro, uno di quelli che sarà ricordati per i prossimi 10-20 anni, ragazzi, veramente memorabile. Tutto ciò che è successo fin qui, ma adesso c'è una finale da terminare. Attenzione Sergio Cruz che è in svantaggio di un gol. Ma lo riprende subito, lo riprende subito. 3-3! Nelson, tutto a posto! Mamma mia, che rete! Rete allora! 3-3! Finale al Cardio Palma in tutti i sensi, attenzione! Fratino che prova a passare, fallo! Fermi tutti! Ragazzi, ripeto, non sono io l'arbitro, l'abbiamo preso apposta, è giusto che scelga lui. Qual è la tua decisione? Allora, io in diretta... Vuoi guardare la VAR se vuoi? Beh, è una finale, riguardiamola. Sergio, secondo te non è rigore? Ah, guarda qua, si sta, guarda. No, qua si sta è. Già buttando. No, no, qua guarda, cos'è? Cioè, da guarda, solo, vedi, dai. Sì. Vedi che qua c'è il braccio che fa. Ma con un braccio che fa. Spinto, mica sono andato. Ho capito, però, se lui è in corsa, guarda che l'accompagna. Guarda, guarda che l'accompagna. L'ho capito, può essere anche sbilanciato. Quindi, signor arbitro? Quindi, calcio di rigore causa. Calcio di rigore per Fratino! Arbitrino del migliore! Andre, ti posiziona il pallone. Devi far gol in quella porta. Signore, più avanti, signor arbitro, più corsa, avanti. Grazie. Simone, ti squalifico anche da questo pallone d'oro. Allora, c'hai lo spazio per la rincorsa? Se segni è 4-3. Aspetta il fischio dell'arbitro. C'ho l'ansia. Oddio, un infarto. Calcio di rigore. Se la palla non entra, il gioco riprende. Attenzione, Andre! Clamoroso! La palla non entra! No. Si rimane sul 3-3. Si aspettavano tutti quanti il gol e invece, mamma ragazzi, mia. Il calcio è uno sport pieno di colpi di scena. Mamma wow, mia. Wow, inaspettato. Calma, calma. Ragazzi, prima di tutto devo andare in bagno. Vai, vai, Sergio, vai. Secondo me ha avuto un aiutino dall'alto, da un certo Pelé, che vuole portare il pallone d'oro in Brasile. 3-3, ragazzi. Tensione portata ancora più alle stelle dopo questo calcio di rigore sbagliato. Brasil! Occhio allora, Sergio Cruz. Momento, ragazzi, memorabile. Che rimarrà nella storia non solo di YouTube Italia ma di tutti i social. Mamma mia! Sergio, al pallone. Ragazzi, è piombato il silenzio qui a Napoli. 20 minuti così. E quale miglior finale di questo? Per un pallone d'oro, contrassegnato da ostacoli, in cui abbiamo dovuto portare avanti il contenuto contro tutto e tutti. Vediamo chi dei due si porta la vittoria a casa. Attenzione, serve un guizzo! Però parata di Fratino. Attenzione, Sergio, riparte Sergio. Mamma mia, che partita sta venendo fuori. Occhio a Sergio, ci riprova. Ma Fratino è uno che sa chiudere le gambe, sa usarle anche bene. Attenzione Sergio, ancora. Palla che torna in possesso di Fratino, può essere un momento decisivo. Occhio, attenzione, ci prova Fratino, scivolata di Sergio Cruz. Mamma mia, arti marziali ragazzi, sta diventando questa partita. Che cosa stiamo vedendo? Sto andando verso di là. Ok, cosa succede? Non ci ho capito. Fallo normale perché l'ha fatto fallo quando lui sta tornando verso la sua porta. È fallo in favore di Sergio. Okay, però complimenti per averci capito qualcosa. E allora? Ah, palla tua, riparti con me. Palla tua. Fallo normale perché sta tornando verso la porta. Mortal Kombat sto torneo. Wow. Palpita la tensione nell'aria, signore e signori. Palpita la tensione nell'aria. Guardiamo il risultato 3-3. Sì, non si era capito. No, magari siamo a Napoli. Magari se lo sono dimenticati. 3-3. Giusto ricordarlo.
Forza ragazzi, ci prova Sergio. Mamma mia, ancora fa. C'è un calore talmente forte che sta per erruttare anche il Vesuvio. Erruttare ragazzi, non ruttate per favore. Attenzione Sergio. Si sta dimostrando agile Sergio, sia col destro sia col sinistro. Anche Frattino non è da meno, da inquadrare le sue scarpe di due colori diversi ragazzi. Non capirò mai il perché di questa scelta tecnica. Occhio. Mamma mia, ci fosse off Samuel a darvi consiglio ragazzi. Dov'è finito Samuel? Sta arrivando. Deve consegnare il trofeo ragazzi. Attenzione, Sergio ci prova, fermato ancora una volta. Attenzione, e qui oltre che un duello tecnico, è un duello soprattutto fisico, di resistenza. Chi regge di più se lo porta a casa. Fratino, ricordati che è il tuo compleanno oggi. Devi tornare a casa con una vittoria, con un bel pacco regalo contenente un pallone d'oro. Occhio Andre, mamma mia ci prova. Prova ad avanzare Sergio Cruz, non ha più al pallone, occhio Fratino. Piano. Gioca, vantaggio. Il calcio è sport fisico ragazzi. Oh, attenzione, bellissima finta di Fratino. È volontaria, è di Sergio. L'hai ritoccata. Arbitro, al terzo quarto posto è riposato. Gol di mano, non vale. Provaci Sergio, se non ci provi. Se non ci provi il gol non arriva. Toma, dice Isa. Hanno delle gran ferite. Attenzione, ancora Sergio. Sembrano dei combattimenti. Ma questo non è che sembra, è un combattimento ragazzi. Neanche nella Grecia antica si combatteva con una tale foga, con una tale fame. Qui ragazzi è come se si lottasse per sopravvivere. Chi perde sarà spedito all'inferno. Chi vince avrà un anno paradisiaco. Col peso di essere il pallone d'oro di TikTok Italia. Il peso di affrontare off Samuel. Ricordiamo ragazzi che chi vince qui dovrà affrontare Samuel in un incredibile super pallone d'oro. Occhio allora a Sergio che torna indietro. Fratino gli sta alle calcagne. Ancora Sergio. Tiro non va. Attenzione ancora Sergio. Sinistra se la sposta. Sta applicando una tattica ultra difensiva Andrea Fratino, che lo sta ripagando. Ragazzi, pensate ai vostri fan, pensate a tutto il popolo che sta tifando per voi. Tra gli ultras. Brasil! Occhio Sergio che torna indietro, mamma mia! Grandissimo gol! Calmi, piano, fermi tutti! Si blocca il tempo, si blocca tutto! Con un guizzo inaspettato, Sergio va sul 4-3 e se Sergio fa gol, vince questo pallone d'oro, ragazzi, mamma che non riesco a toccare perché scotta! Mamma mia! Attenzione che sono già ripartiti! Da un errore nasce la magia del 4-3! Vai, palla tua! Vai! E adesso Andre rischia di perdere, aveva l'occasione col rigore di portarsi al match point, adesso si è ribaltata la situazione. Adesso Sergio ancora più carico. Frattino deve tirar fuori la giocata del campione che però sbatte sul palo. E occhio a Sergio Cruz che qui può chiuderla. Chi vincerà questo pallone d'oro? Occhio a Sergio che manca un ultimo gradino, un ultimo pesantissimo gradino. Occhio a Frattino che prende il pallone, deve approfittarne ma torna indietro. Dai serve un 4-4 qua. Wow ragazzi, 4-4 sto perdendo la voce. Che tensione. Sergio, un solo gol ti separa dal trofeo. Però Andre è uno che non molla e secondo me troverà il pareggio. Occhio Andre, non molla Andre. 4-4. Un bel 4-4 ragazzi. No, io non riesco a reggere un 4-4. No, lo reggiamo il 4-4. Dai 4-4, attenzione. Dai che lo reggiamo il 4-4. Andre, dai che lo reggiamo. Ragazzi, consiglio, giocate di sponda, sono sottovalutatissime. Occhio Andre, allora, è chiuso all'angolo. Sergio Cruz sta applicando invece una mentalità molto offensiva. Lo sta stanando direttamente dentro la sua area di rigore. Torna indietro però, ci ripensa. Occhio ad Andre. Rischia l'autogol e quanto sarebbe stato clamoroso. Fermi. All'inizio. Fallo normale. Niente cartellino già. E va avanti questa finale. Mamma mia! Dai, fallo. Devi tirarlo fuori. Giallo. Cartellino giallo per Sergio. Signor cartellino giallo, Sergio. Se fai un altro fallo da giallo, si ripete la situazione di prima e rigore per Fratino. Adesso le dentro uno partire. Attenzione. Mamma mia, Sergio Cruz. Che riarpiona il pallone. Ogni volta che Sergio ha palla potrebbe essere la chiusura di questo torneo. Match point. La tensione, la paura, il timore negli occhi di Andre, che aveva chiuso il primo tempo in vantaggio, ora però si trova in svantaggio. 4-3 per Sergio.
un suo prossimo gol sarebbe fatale. Qui posso dire che la tensione è veramente leggendaria, ostica. Attenzione Sergio, con la numero 7. Fai uscire il brasiliano che c'è in te, Sergio. Attenzione. Occhio ragazzi. Facci vedere un po' di gioco a Bonito. Occhio ragazzi, siccome Sergio sta vedere un po' di gioco a Bonito. Sta cercando il tunnel, siccome Sergio, però fratino è bravo a tenere chiuse le gambe. Occhio Sergio, vediamo. Sta aspettando il momento giusto, il varco della vittoria. Sta cercando la rete che potrebbe consacrarlo per sempre come campione. E finisce qui direttamente da Rio de Janeiro, oltre 4.000 chilometri per venire qui a Milano, farci vedere la sua forza, conquistare tutta l'Italia e vincere il pallone d'oro di TikTok Italia 2.0. E allora la consacrazione di un giocatore che ha fatto 200 presenze in C. Ma adesso è iniziata una nuova vita, un nuovo capitolo ragazzi. E dopo il pallone d'oro di YouTube 2.0 of Samuel, abbiamo il vincitore di TikTok, Sergio Cruz Pereira. Complimenti anche alla coach Samuel.